Dal 16 al 21 luglio Rimini ospiterà il campionato mondiale della classe velica giovanile Open Skiff. Si tratta di uno dei più importanti eventi sportivi juniores in calendario in Italia quest'anno. Alla presentazione al Club Nautico Rimini anche il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Torre, e lo skipper Max Sirena, ambasciatore della vela per l'Emilia Romagna. Il campionato del mondo Open Skiff ha questa caratteristica, sono 300 ragazzi divisi in tre categorie, sotto i 12 anni, sotto i 15 e sotto i 17. L'altra caratteristica unica nel suo genere è che questa regata è una regata arbitrata, come la Coppa America, cioè ci sono in acqua dei comuni con gli umpire, i giudici, che quando due barche si incontrano e una viola una regola, irrorano subito la penalità, cioè non si va poi a terra a discutere la protesta, quindi si risolve direttamente in acqua l'eventuale infrazione con un 360. Questo è il risultato di 15 anni di attività all'interno della classe prima Open Big, adesso Open Skiff. Noi ci abbiamo creduto sin dal 2008 a questo nuovo modo di andare a vela per i giovani, è una forma di insegnamento, nuove regole e questo è il risultato. A luglio organizzare un evento del genere è un impegno grosso, speriamo che vada, incrociamo le dita, speriamo che vada tutto bene, sia in mare che a terra. Visto l'importanza dell'evento, ringrazio le Poste Italiane, hanno accettato la nostra richiesta, dopo un lungo iter, di fare un annullo filatelico per l'evento. È sicuramente un evento prestigioso, come solo un campionato del mondo lo può essere. Qui diciamo c'è un valore aggiunto perché è un campionato del mondo che verrà fatto quest'estate nel nostro mare, con la partecipazione di 300 ragazzi dai 6 ai 14 anni provenienti da tutte le parti del mondo, e quindi questo ha un significato assolutamente particolare.